Sono state delle interrogazioni in regione, ma non solo, perché nei giorni scorsi Italia Nostra, il Comitato Difesa della Spiaggia Libera di Rimini, One Labour Party, col sostegno anche dell'europarlamentare Marco Affronte, hanno inoltrato una formale diffida al sindaco di Rimini, al dirigente del settore Waterfront. Il tema è quello del bando della cosiddetta Beach Arena, che lo Già. scorso anno ha fatto il suo esordio. Cerchiamo di capire bene cosa sta accadendo, dando il buongiorno proprio a Marco Affronte. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marco. Allora, Buongiorno. facciamo un po' di comprensione di quello che sta succedendo e anche e soprattutto quali sono le critiche che vengono mosse, insomma, dal mondo ambientalista, dell'associazionismo in questo caso. Beh sì, c'è un bando che dovrebbe appunto essere aperto nei prossimi giorni e che riguarda l'area della spiaggia libera di fianco al porto, insomma quella Esatto. in pratica ormai l'unica spiaggia libera di Rimini, ce ne sono altre, ma insomma quella più importante è quella che ha un senso veramente. E questo bando appunto per affidare a qualcuno, non sappiamo a chi, l'occupazione di quest'area per eventi, spettacoli, un po' come il palco che era stato montato anche l'anno scorso, insomma, nella stessa zona. E il bando è per, se non ricordo male, l'occupazione di 50-55 giorni, ma ed è anche su 3 anni più uno. Quindi, in qualche modo noi stiamo occupando appunto una spiaggia libera, ma la spiaggia libera non è uno spazio vuoto da occupare, cioè ha un senso di per sé, perché nella legge regionale si dice che almeno il 20% delle spiagge devono essere libere, perché innanzitutto c'è un turismo che chiede questo tipo di spiagge, cioè persone a cui piace la spiaggia libera così com'è, senza ombrelloni, senza lettini, da potersela godere senza dover stare negli stabilimenti, senza nulla togliere gli stabilimenti che hanno comunque tutto il resto della spiaggia, e in più poi volendo, ma sembra quasi chiedere troppo a Rimini, la spiaggia libera ha anche un valore di per sé, no? Paesaggistico e anche come idea di ambiente naturale non toccato che si può fruire semplicemente camminando, passeggiando e vedendo la spiaggia senza appunto strutture di cemento o lettini, ombrelloni, eccetera, eccetera. Tra l'altro, Rimini, insomma, non è molto dotata percentualmente di questi tratti di spiaggia libera. Sappiamo che ci sono anche delle percentuali definite per legge. Sì, il problema è che, adesso Rimini se non ricordo male dovrebbe essere attorno al 6-7%, vado a memoria. Il problema è che la legge regionale dice che appunto ci deve essere al minimo un 20% di spiagge libere, però viene interpretata, cioè questo 20% non è 20% ogni comune, ma è 20% sul totale regionale. Certo. Siccome da noi, nella zona di Ravenna, ci sono tutti la zona che sono parchi naturali, quindi quelle spiagge sono per forza tenute libere, la gran parte di questo 20% è concentrata lì e quindi al resto, come noi, rimangono dei ritagli di questa percentuale. Questo ovviamente non toglie che qualunque comune potrebbe, volendo, insistere o comunque diciamo, decidere di avere delle spiagge libere o in percentuale più ampia o comunque, come in questo caso, quelle che ha gestirle, difenderle, mantenerle e soprattutto dargli un valore, una valenza che secondo me a Rimini non viene data. Chiaramente, senza nulla togliere a coloro, insomma, che poi danno servizi, però dice bisognerebbe ci fossero entrambe le No, offerte e entrambe le possibilità. Insomma, poi sappiamo ovviamente. come il nostro turismo si sia caratterizzato per una spiaggia anche invece fortemente ricca di servizi, anche pensando solo il resto delle spiagge italiane. Marco, ma a questo punto qual è la vostra riflessione e soprattutto come pensate di muovervi? Perché qui c'è un tema che è anche quello di questa concessione che è anche più lunga rispetto ai 30 giorni con questa formula dei 3 anni più uno, quindi quali sono un po' le vostre intenzioni o comunque insomma le intenzioni di chi ha sollecitato e ha sollevato questo problema? Ma allora, questi comitati che voi avete nominato all'inizio Esatto. hanno fatto questa diffida formale, che appunto io non ho firmato, nel senso non perché non volessi, ma perché l'ho saputo dopo, e a me hanno chiesto semplicemente un appoggio di tipo politico che gli ho dato volentieri, perché al di là appunto della diffida formale sul quale si vedrà insomma quali sono gli sviluppi, eccetera, qui c'è proprio la presa di posizione in qualche modo di una parte della città, di questi comitati,
e appunto anche di una parte della politica, perché mi sembra che appunto io li ho sostenuti, ma ho letto che c'è stata anche un'interrogazione del Movimento 5 Stelle di Regione, quindi una parte politica che dice pensiamoci prima di andare avanti come al solito con decisioni che arrivano insomma in qualche modo quasi che ce le troviamo già pronte. La spiaggia libera è una spiaggia libera che è per tutti, e quindi in qualche modo il comune potrebbe anche ogni tanto riflettere se tutti i cittadini della propria città sono contenti di avere questa struttura, questa zona occupata, o se la vorrebbero gestirsela in maniera diversa. Tra l'altro mi dicevano che per esempio quelle strutture lì, essendo appunto strutture, insomma questi palchi, queste feste eccetera, essendo come dire attivi di notte anche per orari molto inoltrati eccetera, possono anche dare problemi di sicurezza che comunque vanno gestiti in qualche modo. Però per me il concetto è un altro, insomma, è quello che vi ho già spiegato: la spiaggia libera ha un valore di per sé, va tutelata, il rispetto va di questo ambiente, insomma, non urbanizzato come spesso invece le sì, spiagge. Esatto, ma secondo lei, perché questo bando poi dovrebbe essere completato a giro di poco, anche perché l'estate si sta avvicinando, che tipo di valore, che tipo di forza potrebbe avere questa diffida nei confronti, insomma, che è presentata appunto da queste associazioni, come lei ci ricordava? Non lo so, perché cioè, diciamo, non so se tecnicamente ci sono gli elementi per fermare questo processo oppure no, qui è una questione sono appoggiati ad un legale, quindi in qualche modo è qualcosa che appunto va valutato dal punto di vista tecnico. Io ho dato un appoggio politico perché credo che sia importante, poi però vedremo. Mi hanno anche detto che il bando è di quelli brevi, cioè mi sembra che è 15 giorni, in qualche modo viene da pensare che insomma si abbia già in mente chi possa vincere questo bando. Adesso non facciamo dietrologia, però insomma sappiamo che nella zona del porto ci sono delle società, delle persone che hanno una certa predominanza, ecco, diciamo così, come interessi economici.